oggi ci sia bisogno di più populismo votato all'uguaglianza, un populismo che in qualche modo riesca a scalfire le inerzie politiche e raggruppare un nuovo popolo che faccia perno soprattutto sui nuovi soggetti sociali che sono stati messi a disagio dalla crisi, ma anche dalla transizione dal fordismo al post-fordismo, e quindi mi riferisco ai precari, ma mi riferisco a tutti quegli altri soggetti sociali come i disoccupati, come gli immigrati, come i lavoratori poveri, come le persone che sono in condizioni disagiate, di mettersi insieme per un progetto di popolo che si opponga all'elite. Ecco, io credo che oggigiorno di quello ci sia bisogno, di un progetto che riesca in qualche modo a uscire dal corporativismo, dall'identitarismo di cui è caratterizzata la sinistra, e cercare di raggiungere tutte quelle fette di società che ormai la sinistra non raggiunge più da decenni. Ecco, io credo che purtroppo però non ci sia nessun soggetto, nessun partito, nessun movimento in Italia che pensi in questo momento in quei termini. Nel senso, ci sono ancora partiti di sinistra che pensano all'amministrazione del proprio gruzzolo di voti, una sinistra corporativa, una sinistra che non riesce a semplificare il proprio linguaggio, una sinistra che fa riferimento a dei bagagli simbolici, semiotici, linguistici che sono stantii, ed ad analisi di società ancora imperniate sul modello fordista, che quindi non catturano quelle che sono le contraddizioni attuali dei soggetti atipici che oggigiorno sono numericamente in crescita. Le tue parole chiave per il futuro? Le mie parole chiave per il futuro sono populismo e uguaglianza, e nella fattispecie un populismo per l'uguaglianza, un populismo che sappia sottrarre le passioni politiche a quei populismi di destra invece, che identificano un nemico negli immigrati, in ciò, in coloro che sono e sono diversi, un populismo che quindi in qualche modo sappia incanalare nella maniera più produttiva questa energia, questa combattività politica contro i veri responsabili della crisi, contro i veri responsabili della condizione di disagio sociale, precarietà sociale, umana, esistenziale in cui versa gran parte della popolazione italiana ed europea della contemporaneità.